Allora, cos'è che ci ha spinto a avviare questa indagine? La curiosità. La curiosità di capire perché nel corso degli anni abbiamo visto tanti governi investire sull'edilizia scolastica, magari non tantissimo, ma comunque cifre che erano consistenti, e poi constatare che in una parte notevole dell'Italia le situazioni degli edifici scolastici restavano assolutamente immutate. Abbiamo scoperto all'improvviso che c'erano edifici in affitto e quindi ovviamente se tu governo stanzi il denaro per mettere a norma un edificio scolastico e poi questo è di proprietà di un privato, non succede nulla perché ovviamente lo Stato non può pagare l'edificio del privato. E a questo punto la curiosità ci ha indotti a vedere quanti sono. La cosa più eclatante è la difficoltà a trovare i dati, perché abbiamo scoperto dopo un po' che il Ministero dell'Istruzione non possiede dati sull'edilizia scolastica o possiede cose molto vecchie, non le possiedono gli uffici scolastici regionali. Perché? Perché le scuole sono affidate, quelle di secondo grado, alle province o alle ex province, e quelle della scuola primaria e delle medie, diciamo, sono affidate invece ai comuni. I comuni in Italia sono più di 5.000, le province sono 107. Siamo andati a cercare sul web i bilanci delle province, abbiamo scoperto che più della metà non pubblica neppure il bilancio, un'altra parte mette dei dati che sono vecchi, obsoleti, e alla fine quindi ci siamo limitati a poco meno della metà delle province italiane, abbiamo scoperto che nelle cifre pubblicate ci sono più di 54 milioni l'anno di spesa per edifici in affitto. Dopodiché abbiamo scoperto che anche quelli che non pubblicano i bilanci hanno le scuole in affitto, ma nessuno è in grado di sapere esattamente quanto si spende. Allora, questa quindi è soltanto la punta di un iceberg. Se qualcuno di chi può, cioè di chi ci governa, si decide a fare quantomeno un'indagine conoscitiva seria per vedere quanto si spende all'anno per scuole e magari anche per gli altri edifici pubblici in affitto, insomma magari si può dare un cambiamento alla politica sull'edilizia scolastica che in questi anni non ha ottenuto grandi risultati.